Buongiorno, buongiorno! Lunedì 20 marzo! Tra due giorni mi scade il visto per l'India, quindi devo abbandonare il paese. Come ben sai, andrò in Nepal, qua distiamo circa 400 km dal confine e ho abbandonato Varanasi, bellissima città. Ah, guardate il poliziotto che dirige il traffico col bastone. Che casino. Quindi dopo tre giorni a Varanasi di relax, di editing di video, è il momento di ripartire, di fare una nuova frontiera, di andare finalmente al fresco, anche se pure qua con le piogge è arrivato un bel refrigerio. No, andiamo avanti. Ecco, sempre pericoloso muoversi nel traffico perché non vedi pedoni magari o là i pedoni o le motociclette soprattutto. Abbandono Varanasi per rimandarla a settembre. Questa città ha bisogno di tempo per essere compresa ed ora devo digerire tutto quello che ho visto ed il mix di emozioni provate. Mi sto spostando verso Pokhara, la seconda città del Nepal, ed abbastanza vicina a Varanasi. Sono circa 500 km, ma l'urgenza è quella di passare il confine a Sunali in un paio di giorni. La stagione delle piogge qui è ormai alle porte. Per questo me ne vado al nord al fresco, anche se arriveranno pure là tra qualche mese. Capito cosa c'era su quella macchina? Dopo Varanasi dovremmo essere tutti più esperti oramai. Pazzesco. Trovo riparo per la notte a fianco di un tempio incontrato lungo la strada. Buongiorno, buongiorno! Siamo arrivati finalmente all'Indian Custom. Qui adesso timbriamo il passaporto, poi ci sarà da fare il carnet de passage. Ecco, comunque siamo arrivati in zona dogana, sicuramente non sembra una normale zona di dogana che di solito è deserta, qua c'è gente dappertutto, fino a mai nella dogana, e va bene così. Ho trovato parcheggio qua comodo di fronte all'immigration indiana e adesso si va a far timbrare i documenti. Oh, abbiamo timbrato il passaporto, il signore in bianco, e adesso andiamo a timbrare il carnet e poi dogana nepalese. Thank you, thank you very much. How long you stay in Nepal? 3 months. Hello, can I change money please? Nepalese rupees available? Mi lega? Timbrato il carnet de passage, lato indiano, ed ora facciamo la frontiera e cominciamo con la trafila nepalese.
dopo aver espletato i timbri d'ingresso del carnet de passage e pagato il visto che si effettua direttamente in dogana, varco finalmente la frontiera. Ci siamo! Siamo ufficialmente entrati in Nepal! Stampato passaporto, carnet, fatto già la SIM card, cambiato i soldi. Wow! La prima cosa che mi colpisce qui è il silenzio del traffico. Nessuno suona il clacson, solo io quasi. Ale, benvenuti in Nepal, dove le strade asfaltate sono un'eccezione, credo. Di fronte a me, a qualche decina di chilometri, si ergono le prime cime nepalesi ed il montagnino bresciano che è in me inizia ad eccitarsi, inconsapevole che da lì a qualche giorno salirà davvero sul tetto del mondo. E finalmente di fronte a me si ergono delle montagne! E che montagne! Inizio a percorrere le strade interne, in un susseguirsi di salite e discese, tra valli strettissime, un sacco di mezzi pesanti e condizioni del terreno diciamo alquanto variabili. Strade nepalesi, che sia per lavori in corso, frane o semplice degrado, sono in condizioni pessime. Salite, discese, curve continue non aiutano di certo il comfort di viaggio. È tosto guidare qui, soprattutto stresso oltremodo la macchina, per le tante buche che si trovano. Vediamo un po' lo spot. Primino, che la discesa è tosta. Ormai è pomeriggio, ho fatto la mia frontiera e sono finalmente entrato in Nepal. Mi dirigo in un posticino consigliato da alcuni amici tedeschi che sono passati di qua qualche giorno fa. Sì, è tranquilla, tranquilla. Pensavo peggio, invece ci sono venuti dei miei amici anche con un camperone Mercedes di 30 anni. Figurati se Italo ha problemi. Certo, qua se piove. Nepal, andiamo! Bello, bello! Il posto è carino, molto, tranquillissimo. Siamo qui nella valle, ma c'è anche un pochino di connessione 3G perlomeno. Avevo letto dalle recensioni che c'era un po' sporco. Probabilmente l'hanno tutto bruciato perché qua c'è un fuoco. Bello! Ci può andare anche a bagnarsi i piedini nell'acqua. Salutiamola in fondo. Wow. E abbiamo già un curioso. Andiamo a conoscere.
Mazza sei sporco, Italo. Questi giorni ha preso un sacco di polvere. Hello! Hello! Italy! And you? Nepal. Oh, nice to meet you, Enrico. And you? What's your name? Madame Marassini. Madame Marassini. And you? Enrico. Can I stay here one night? Yes. Thank you. Thank you. What type of vehicle is this? This was a police vehicle. Police? Vehicle. Like army vehicle. Do you know army? Yes. Yeah. But it was a standard van with 9 seats. 9 seats? Yeah. Now it's been converted in my house. So I will show you quickly. I know you want to see, so I'll show you. Okay. You see? Full house inside. Kitchen, toilet in the back side. This is a bed. Bed. I have bed upstairs also, like a tent. Mi piace questo posto e le prime impressioni sul paese sono ottime. Stamattina ho avuto uno squisito spuntino con tali a bordo strada. La gente pare molto cordiale ed il paesaggio, anche in questo semplice ma tranquillo posticino, mi piace molto. Starò qui un paio di giorni a godermi la quiete, purtroppo chiuso nel furgone perché avrò un pochino di febbre. Niente di grave, è fondamentalmente il primo malanno da quando sono partito. Mi incuriosisco a vedere come i local, per salire con il trattore carico di pietre, si siedano sulla parte anteriore del mezzo per fare da contrappeso. Dopo un paio di giorni, finalmente, decido di muovermi, direzione Pokhara. Dal mio Italo inizio ad osservare questo nuovo paese, la gente e le loro case. Una cultura che sicuramente a primo impatto mi sembra simile ai paesi del nord che in passato avevo visitato. Ma sono convinto che questa terra mi sorprenderà. Un tocco di quarta. Vediamo quanto dura la quarta marcia. Ah, devo dire che negli ultimi 20 km, cioè nell'ultima ora, le strade sono un po' migliorate, terrificanti. Oltretutto sono ancora mezzo dolorante perché ho avuto la febbre ieri e quindi proprio mi spacca la schiena questo viaggio. Però paesaggi magnifici, tutti questi terrazzamenti per la coltivazione, bellissimi. Ho visto ancora delle scimmie. Chissà per quanto si vedranno ancora le scimmiette. Vari terrazzamenti e là. Pokhara, 20 km! 20 km, 48 minuti! Vamos! Sto andando a Pokhara perché si trova alle pendici del massiccio dell'Annapurna, uno dei 14.800 del nostro pianeta. Intorno a questa catena montuosa si snoda un trekking che da anni vorrei compiere, l'Annapurna Trail. Oltre alle scimmie anche banani, almeno fino ai 2000 metri. Pur essendo in quota, l'ambiente subtropicale continua a sentirsi. La bellezza di questo paese sta nelle sue montagne e nei suoi paesini, ed io non voglio perdermela.
Finalmente entro in città e mi dirigo verso un parcheggio vicino al lago, dove sono già in sosta altri amici. Inizio a conoscere la cittadina, dalla quale si intravedono alcune cime del massiccio Annapurna e che si estende sulle rive di un bellissimo lago. Ma di questo te ne parlerò più avanti, perché grazie ad altri ragazzi belgi incontrati sempre nel parcheggio, vengo a conoscenza che dal 1° di aprile sarà necessaria una guida per effettuare il trekking intorno all'Annapurna. E per questo, senza nessun allenamento e con diverse settimane di anticipo rispetto alla mia tabella di marcia, decido in fretta e furia di trovare per 2 settimane un buon parcheggio per Italo ed iniziare questa nuova avventura. Tieniti forte, perché ne vedremo davvero delle belle. Hasta pronto, famiglia. Nos vemos.